Sono le ore 11.30 di lunedì 15 ottobre 2012, quando entriamo nel residence di via Altichieri da Zevio, dove poche ore prima un ufficiale giudiziario ha eseguito uno sfratto insieme a due agenti della polizia e sotto gli occhi dei proprietari. È lo sfratto di Mohamed, che però non ha desistito e nonostante la formalizzata esecuzione ha approfittato delle due ore che gli sono state concesse per liberare l'alloggio, per riorganizzarsi, contattare i colleghi di lavoro, i vicini di casa e gli attivisti dello sportello sociale della DL Cobas, barricarsi all'interno dell'appartamento e denunciare e resistere. Non vuole uscire, da qualche mese in cassa integrazione, ma senza ancora aver però visto alcun soldo accreditato. La sua famiglia è in Marocco e dipende totalmente dal suo stipendio qui in Italia. È uno dei migliaia di lavoratori che stanno pagando sulla loro pelle la crisi, certo, ma anche e soprattutto le attività sporche di una delle tante cooperative della logistica che sulla cancellazione dei diritti dei lavoratori fanno fortune. Anche Mohamed lavorava alla Food Service. Anche lui lavorava. Lavoriamo insieme in notturno, sempre di notte. Cosa è successo alla Food Service? Alla Food Service, diciamo, lei ha preso il lavoro dalla VS, che è un corriere espresso, e come quella lì al fine di giugno, agli primi giugno, hanno trovato un frodo fiscale da 22 milioni di euro e non avanzava soldi, allora si è bloccato tutto e noi siamo 12 persone a Padova, un filiale che è a Saonara, siamo rimaste a casa e la cooperativa ha detto che adesso non ha dove metterli e ha messo noi in cassa integrazione, siamo a cassa integrazione fino al fine dell'anno e diciamo, ci troviamo con difficoltà quelli di affitto, adesso abbiamo avvisato i proprietari diciamo, che non riusciamo a pagare fino a che abbiamo qualcosina dall'INPS o dagli banchi che hanno la convenzione con le casse integrazioni. Ma mentre varchiamo il portone di ingresso dello stabile, il pensiero corre molto lontano, molto oltre l'ordinanza di sfratto che ha colpito Mohamed. Sembra un ritorno al passato. Buchi sui muri, infiltrazioni, topi, sporcizie, appartamenti piccoli, fatiscenti ed affittati a caro prezzo da proprietari spietati. Mancano acqua calda e gas perché molti non riescono a far fronte alle spese condominiali in continuo aumento. Le utenze sono infatti centralizzate, così anche se la metà degli inquilini paga, l'amministratore ha lasciato che a tutti fosse interrotta l'erogazione. Davanti ai nostri occhi abbiamo insomma una delle tante nuove piccole vianelli che si sono riprodotte in città dopo la chiusura del famoso ghetto. L'acqua calda non c'è, duccia non c'è, adesso sono tutti chiuso. E anche vedi tutta la perdita dell'umidità, anche topo dentro, c'è un buco dentro che c'è un topo entrato da fuori, più scalafaggi, non so come si chiama quello là. E poi tu lo sai, visto c'è la polizia non hai pulito questa roba qua del palazzo, paghiamo anche 150 euro del condominiare tutto compreso e non c'è il palazzo tutto sporco come dici, come hai detto tu, un vianelli. E non lo so veramente. In questo, come in altri resident della città, di via Manara, di via Dini, di via Confalonieri, di via Pescarotto, di via Mortise, la precarietà più estrema incontra la spietatezza di proprietari e palazzinari che fanno fortune sulla pelle degli inquilini e della comunità intera, capaci, come nel caso di Mohamed, di far pagare un canone mensile di 550 euro per 38 metri quadrati di roccati. Questa è la tua stanza? Intanto, mentre Mohamed si barrica nuovamente dietro la porta, ci raggiungono decine di inquilini dello stabile a raccontare la loro insopportabile situazione. Fuori dai cancelli, i proprietari chiedono all'auto dei carabinieri giunta sul luogo di intervenire. Ma la presenza degli attivisti di ADL Cobas e di molte persone fa da deterrente. Così desistono, anche se nelle prossime ore la questione tornerà a diventare rovente. Dal blocco partono i primi contatti con l'ufficio casa del comune di Padova, perché questo lavoratore sfruttato dalla cooperativa e in cassa integrazione non debba finire per strada. Sullo sfondo però rimangono le centinaia di sfratti esecutivi in città dei prossimi mesi e di corridoi bui ed angusti del Resident Ibisco, uno dei tanti piccoli nuovi ghetti di Padova, ed una necessità impellente, nuove ed urgenti politiche abitative, come se il passato di Vianelli non avesse insegnato nulla alla città del Santo.